Ci sarà una manifestazione in sostegno a Salvini a Palermo la prossima udienza? Guardi, non è un tema di manifestazioni in sostegno a Salvini o meno. Ci sarà sicuramente, c'è già una raccolta firme, lo sapete, anche perché noi continuiamo a ritenere che in questo mondo, purtroppo sconvolto da tante crisi geopolitiche, il controllo degli ingressi nei paesi determina la sicurezza di un paese. Quindi pensare di consentire una permeabilità indiscriminata sulle nostre frontiere vuol dire non garantire la sicurezza ai nostri cittadini. Sull'immigrazione il Presidente Orbán al Parlamento Europeo ha appena detto che bisognerebbe puntare su hotspot fuori dall'Unione Europea, quindi è come dire agli altri paesi, insomma, i migranti li devono gestire ma fuori dall'Europa. Ma io credo che l'Europa deve tornare a parlare con tutti i paesi del Mediterraneo, soprattutto con la sponda sud, e investire là, perché noi non possiamo pensare di mantenere l'Africa come un territorio sottosviluppato. È chiaro che se non diamo prospettive a questi paesi il problema dell'immigrazione non lo solviamo, e purtroppo dentro l'immigrazione, come dicono anche le relazioni dei servizi, si nasconde qualsiasi cosa. Quindi è chiaro che credo che bisogna gestirla con attenzione, poi ovviamente ognuno fa la sua politica. Credo che da questo punto di vista ci siano stati anche paesi più o meno colpiti anche sul tema migratorio. L'Italia ha una grande fortuna che fino ad oggi noi nella nostra storia abbiamo sempre gestito le varie politiche e abbiamo sempre avuto una situazione in cui non ci sono stati sul nostro paese attacchi terroristici. La Francia ha avuto situazioni diverse e anche altri paesi europei. Sicuramente oggi c'è la necessità, in una situazione come quella, con le tensioni che ci sono, anche dalle notizie dei giornali, dove ci sono addirittura onlus anche della mia città di Genova sotto indagine per partecipazione a finanziamenti di gruppi terroristici stranieri. Credo che da questo punto di vista un'attenzione particolare in questo momento deve essere posta, e credo che se oggi noi parliamo di un processo a Palermo che vede un ministro imputato banalmente di aver mantenuto gli impegni che si era assunto nel momento in cui assumeva la carica, mi sembra un po' surreale. 160 espulsioni di indesiderati da quando il governo, diciamo, e fra cui l'ultimo adesso l'imam di Bologna, non si rischia un po' di alzare la tensione in questo modo? Magari? No, credo che si rischi semplicemente di difendere la sicurezza degli italiani, e questo non è un rischio ma un dovere. Un governo deve farlo e deve affrontare tutte le situazioni, non si possono nascondere i problemi sotto il tappeto come si è fatto fino adesso. Credo che ci bisogna essere chiari e capire che in un mondo come questo c'è anche la necessità di avere intanto il rispetto nelle forze dell'ordine di chi fa e difende non solo i confini nazionali ma la sicurezza nelle nostre città e anche la proiezione estera del nostro paese. Vorrei ricordare la Marina Militare, le varie missioni che anche oggi abbiamo in Libano e dalle altre parti. Ecco, è troppo facile tutte le volte voler avere la pace, voler avere la sicurezza, ma non difendere poi chi ogni giorno cerca di portare la pace e difende la sicurezza nei nostri quartieri. Quindi quello che chiedo oggi è anche un rispetto nei confronti delle divise di tutte quelle persone che ci mettono la faccia ogni giorno sulla strada per difendere i nostri concittadini.